questo splendido castello che noi abbiamo ereditato dai nostri avi. È un castello rinascimentale, partito diciamo dall'anno 1000, ma il suo culmine di splendore è stato raggiunto dalla famiglia Brancaleoni intorno al 1500, in cui Antonio Brancaleone II, partecipando alla battaglia di Lepanto, tornò con un ricco bottino ed abbellì gran parte delle sale di questo castello. Commissionò al Barocci due quadri importantissimi, quali la Madonna del Gatto, che attualmente si trova alla National Gallery a Londra, e il Riposo durante la fuga in Egitto, che si trova attualmente invece a Piobico nella chiesa di Santo Stefano. Quindi questa famiglia Brancaleoni, oltre che essere dei mercenari, erano anche dei mecenati, quindi una famiglia importantissima. Ricordo solo che Gentile Brancaleoni è stata la prima moglie di Federico da Montefeltro, poi siccome non poteva avere figli la ripudiò, lei si fece suora e lui si sposò con Battista Sforza, dal quale poi ebbe l'unico figlio col quale proseguì la genia dei Montefeltro. Comunque il castello Brancaleoni, come vedete, è un ottimo esempio di ristrutturazione di una dimora rinascimentale, partito come proprio un castello fortificato, piano piano si trasforma in residenza gentilizia, un po' seguendo le orme appunto di Federico da Montefeltro. Devo dire che c'è stato un ottimo restauro da parte della soprintendenza, ci sono attualmente 7 sezioni museali e molte persone vengono a visitare il castello, anche perché si trova in un circuito diciamo abbastanza importante, che è il circuito del Montefeltro, quindi partendo da Gradara, anche se non fa parte del Montefeltro, comunque Gradara, Urbino, Mondavio, Urbania, è tutto un percorso che dovremo cercare tutti quanti noi di valorizzare per far venire più gente possibile. Il castello è visitabile tutti i giorni dalle 9 di mattina alle 12 e dalle 15:30 alle 18.